secondo meraviglioso, poi un grande applauso, eccolo qua Davide Luppi, complimenti per questa doppia giornata da super incorniciare. Sì, dai, intanto saluto tutti e poi fortunatamente mi sono sbloccato qua a Modena, mi aspettavo da tanto tempo e sono contento soprattutto perché ho portato risultati anche alla squadra, insomma questa è la cosa più importante. I primi gol della tua storia in giallo-blu, no? Sì, sì, in campionato sì, giustamente, quindi sono molto contento, non poteva finire meglio l'anno. Ce li racconti questi due gol? Ah, diciamo che... Sei riuscito a rivederli? No, non ancora. E non sono ancora arrivati gli highlights, ma te li goderai in giornata, sicuramente. Sì, quello ci possiamo puntare, l'importante anche quello, no? Sono contento perché sapevo che poteva essere una giornata così, tipo, magari non mi aspettavo una doppietta, però sapevo che sarebbe più parlare. Ecco, i due gol, ce li racconti? Diciamo che il primo si tratta di questa palla rimbalzante di militare, non ho tirato neanche benissimo, ma diciamo che mi è andato indietro un po' di fortuna rispetto a giocare persino. Il portiere ci ha messo un po' del suo. Sì, va bene anche così, va bene così, speravo di farlo ancora più semplice, quindi no, vabbè, ci sta l'errore, possiamo sbagliare anche il portiere. Fa parte del gioco. Il secondo gol ti sei bevuto tutta la difesa del Novara? Diciamo che a campo aperto ho trovato un gioco che mi chiamava sulla sinistra, però visto che c'era uno spazio in mezzo, insomma, ci ho provato anche perché comunque c'erano gli spazi di sinistra, ho sforzato il momento. Il tuo rapporto con il pubblico, perché prima qualche passaggio sbagliato, qualche fischio, poi all'improvviso sei diventato l'eroe della giornata, perché il pubblico apprezza comunque chi come te ce la mette davvero tutta, su questo non ci sono mai dubbi. Ma credo che insomma il ruolo del tifoso è un po' particolare, quando fai bene sei osannato, quando fai male insomma ti meriti fischi o ti prendi dei fischi. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco, no? Comunque devo ringraziare tutta la gente che mi ha sempre sostenuto e ha sempre creduto in me, quindi c'è anche quella parte di tifoseria che con me. Va bene così, insomma. No, ma credo che oggi tu abbia convinto tanti anche che erano un po' più scettici. No, credo di aver finito, da quando sono tornato a giocare, di aver finito bene questo campionato. Questa è stata proprio la ciliegina sulla torta. Cosa più importante che la squadra abbia vinto, questo prima di tutto, perché credo in questa squadra, credo nei miei compagni, sempre in gruppo, la differenza di come poteva essere l'anno scorso e di conseguenza questa è una soddisfazione più grande. Senti, ma una curiosità, dopo che hai fatto il gol sei andato nel sottopassaggio, dove sei finito? Per un attimo sei sparito. No, è proprio perché oggi a pranzo stavamo fantasticando sulle esultanze di vario tipo e quindi oggi ci è venuta in mente questa cosa, non è stata neanche l'idea mia, anzi è stata proposta da Nizzetto e allora... se faccio gol, se capita la faccio, certo vado via. Quindi oggi te la sentivi proprio? Ma sì, io insomma arriverò un momento all'altro, però oggi c'erano buone sensazioni, sono contento così. Bene, una domanda dallo studio.